giovani, che impresa? Con Ciro Tumolillo e i giovani imprenditori dell'Unione Industriale. Terza puntata di Giovani che Impresa, benvenuti, sono pochi minuti dopo le 17, siamo in onda con Sassà Formisano, buon pomeriggio. Ciro, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Amore Napoli. E poi con l'avvocato e consulente del lavoro, Donata Del Giudice, buon pomeriggio a lei. Ciao ragazzi, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i giovani industriali in ascolto. Ecco, naturalmente, io immagino che la signora, signorina, non so che posso... Signorina. Allora, proviene dalla reunion di Capri? Sì, ecco, sì, reduci, poi parleremo. Reduci anche fisicamente della riunione di Capri. Ok, lunedì abbiamo visto una cosa delle Iene che non mi riguardava, però non riguardava Napoli, abbiamo visto. E allora, ci parliamo chiaramente di formazione, però non proprio di formazione, parliamo di consulenza del lavoro. Sì. In che cosa consiste la consulenza del lavoro? La consulenza del lavoro appunto nasce per dare assistenza alle aziende riguardo alla gestione delle risorse umane, riguardo appunto all'instaurazione, all'estinzione, ai rapporti con i sindacali e tutti gli aspetti contrattuali, retributivi e proprio giuslavoristici legati a tale tipo di professione. Nel particolare io appunto sono abilitata all'esercizio della professione di consulente del lavoro e sono un legale e dunque aiuto, diciamo, più che altro intervengo nei casi in cui le aziende richiedono il mio intervento a livello legale. Vista la formazione giuridica di Donata, noi possiamo chiederle anche delle cose un po' più tecniche. Però Ciro, permetti che io volevo iniziare con una celebre frase di un noto industriale, poiché parliamo di Unione Industriale, quindi di Harrison Ford: chiunque smette di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi invece continua ad imparare giorno dopo giorno rimane giovane. Parliamo di giovani, quindi era dovuta questa frase di Harry Ford. Donata, ascolta, vista la tua appunto formazione, quali sono le caratteristiche che inducono un'azienda a scegliere un consulente piuttosto che un altro? Io posso dire che nel mio caso un'azienda si rivolge appunto alla nostra società per la consolidata esperienza nel settore. La società infatti rappresenta l'evoluzione della terza generazione della famiglia del giudice, ma non è solo questo appunto che è sufficiente affinché un'azienda si rivolga a un consulente. È importante specializzarsi e nel nostro caso lo studio appunto è specializzato nella contrattualistica e nella gestione di determinati settori quali autotrasporti, metalmeccanici, impiantistica, chimica, oltre ad essere specializzate appunto in appalti e nella gestione di appalti e aziendali ed endoaziendali. Ma quello che fa in modo che un'azienda scelga un consulente è essenzialmente un rapporto di fiducia. Quindi la qualità della persona messa su tutto. Ecco. Sicuramente. Anche nell'emittenza privata, no? Parliamo di televisione e di radio, no? Quindi a seconda del contratto che ha un lavoratore, sicuramente fate gli accordi tra lavoratore e emittenza privata così che possano andare d'accordo. Questo nell'instaurazione. Nell'instaurazione, poi avanti poi, da solo. Certo. Poi se ci dovessero essere problemi anche in quel caso interviene il consulente e in ultima istanza il legale nel caso ci dovessero essere appunto. Quindi vi mettete davanti a tre persone che sono il sindacato, sicuramente, il lavoratore e anche il titolare. Sì, il consulente, che è, insomma il datore di lavoro è diciamo rappresentato dal consulente il più delle volte. Ok, allora che cosa consigliamo a un ragazzo che vuole cominciare a intraprendere il lavoro di imprenditore? Io posso dire appunto di buttarsi, innanzitutto di formarsi, però non solo quello. Non a caso parliamo di formazione. Eh beh, certo. Ma io penso che non sia solo quella necessaria, bisogna buttarsi e fare affidamento su persone qualificate ed esperte e comunque insomma le persone e professionisti che rappresentano il meglio a disposizione sul mercato. Nell'aprire una società, quindi un giovane imprenditore, quali sono i vari passaggi?
E dipende da che tipo di azienda vuole innanzitutto un made in Italy, perché noi non so, a seconda del abbigliamento, del tipo, per esempio, abbigliamento, quindi che forma societaria ha bisogno del notaio o meno. Sicuramente si deve rivolgere a un commercialista. Il secondo passaggio, se ha dei dipendenti, deve rivolgersi a un consulente del lavoro e dunque, insomma, iniziare l'attività d'impresa. Ascolta, Donata, ma invece i rapporti che intercorrono tra il consulente del lavoro e i suoi dipendenti? Intanto Donata sorride e mi dà i pizzicotti sulla guancia. Allora, il consulente del lavoro è un rappresentante certo. dell'azienda e dunque funge da garante per la corretta gestione del rapporto lavorativo con il dipendente e per l'esatta applicazione della normativa giuslavoristica. Quindi appunto è una persona che anche se è garante, anche se rappresenta il datore di lavoro, il dipendente sicuramente lo vede come garante della normativa posta a tutela del lavoro. Allora, no, noi abbiamo sicuramente, abbiamo tra l'altro stabilito che c'è una canzone che ricorda un attimino quello che noi facciamo nella vita, no? come imprenditori. C'è una canzone preferita per cercare proprio che ci faccia capire anche che cosa facciamo, qualcosa che mi ricordi che cosa abbiamo fatto nella vita, per esempio. No, anche un momento difficile, no? Perché sì. Non sono soltanto momenti belli. Io adoro una canzone di Edoardo De Crescenzo che si intitola Chiammeme. Mi piace questa canzone perché è un inno e un invito a non mollare ed anzi ad accettare le cose della vita che non si possono cambiare, come ad esempio un giocatore sul tavolo da gioco quando la sfortuna, quindi la mala sorte quel giorno insomma lo va a trovare. È una canzone che invita le persone a chiedere aiuto e soprattutto a buttare ammazzata quando è il momento di buttarle. Ammazzata prima a buscare. Perché chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Donata, scusami, ma cosa vorrebbe invece cambiare Donata in questa vita? Nella sua vita, logicamente privata, abbiamo un attimo messo da parte l'aspetto professionale. Ci sono parecchie cose, sa che io vorrei cambiare, purtroppo non mi posso opporre perché la vita insomma è fatta di tanti momenti belli e brutti e dunque posso solo, tu hai letto all'inizio una frase di Ford che dice è vecchio chi praticamente non smette di imparare. E quindi io non posso cambiare quello che è passato, ma posso solo continuare ad imparare, insomma, per elevarmi. Allora, scusami, penso che sia il caso che tu la lanci tu questa volta la canzone. Sì, allora ascoltiamo questa bella canzone di De Crescenzo e insomma che sia un invito, un inno a tutti a non darsi per vinti. Radio Amore Napoli. Seconda parte con Donata Del Giudice, avvocata e consulente del lavoro, ben trovata, ben ritrovata, e poi naturalmente Sasà Formisano, che è il nostro gancio con il mondo dell'imprenditoria. È così, Sasà? Assolutamente sì, ecco. Ciro, dopo questa bellissima canzone, un'altra domanda sulla canzone di Edoardo De Crescenzo. Sempre pronta a buttare mazzata, perché sai che tavola non sempre ti fa vincere. E quindi è l'essenza appunto di quello che è la vita di tutti i giorni, che non hai sempre tutto su un piatto di argento e dunque ti devi ingegnare. Ciro Donata è una di quelle toste, è una di quelle là che è avvocato, è una di quelle che combatte. Allora, io una domanda importante gliela voglio fare, siccome consulente del lavoro, giusto? E sì, avvocata anche. Lavoro. Ci sarà stato un episodio che le avrà fatto pensare, chi me l'ha fatto fare di fare questo lavoro? Una cosa che proprio ti ha fatto buttare in aria libri, carte? Devo dire la verità, insomma è un dubbio che mi attanaglia spesso, per il semplice fatto che comunque svolgendo la professione di avvocato trovo sempre, per forza di cose, il mio ruolo a dover mettere d'accordo le parti che litigano. Diciamo che personalmente e professionalmente ritengo sia meglio un buon accordo che una causa vinta,
e dunque tento di mediare. Sì, però se questo incide, ecco, anche su, diciamo, sulla mia vita privata, perché sto sempre sul chi va là, ma è inevitabile. Ecco, essendo una persona di cuore, naturalmente, se vede che un lavoratore sta andando in mezzo a una strada, cerca la maniera migliore di farlo andare per strada, nel senso che dalla parte dell'azienda, chiaramente, essendo consulente del lavoro, deve un attimino mettere d'accordo. Sì, quello senz'altro, quello senz'altro. Allora, ascoltami, un'altra domanda importante. Ultime notizie, leggevo un paio di giorni fa sul giornale, che rivelano un aumento degli infortuni sul lavoro. Cioè, ma cosa prevede la legge per evitare tali incidenti? E tu, in qualità di consulente del lavoro, cosa consigli? Allora, posso dire che a livello normativo il testo più importante è rappresentato dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresentato dal decreto legislativo 81 del 2008. Questo testo ha riunito ed armonizzato tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sicuramente, come ogni aspetto della vita, il primo fattore per evitare gli infortuni è rappresentato dalla prevenzione. Certo. E dunque il datore ha l'obbligo di predisporre tutte le misure atte a prevenire tali infortuni. All'interno dell'azienda, infatti, viene individuato il responsabile della sicurezza e vengono messe in atto tutte le misure gestionali e gli adempimenti tecnici per ridurre i rischi lavorativi attraverso proprio dei corsi. Allora, in soldoni, che il proprietario di un'azienda edile deve preoccuparsi di procurare all'operaio i guanti, il dispositivi, casco, certo, quello che serve. È chiaro, ma anche perché, insomma, non è solo un testo normativo, ma insomma l'inosservanza comporta delle sanzioni. E il consulente, l'unica cosa che può fare è appunto quella di sensibilizzare le aziende sull'importanza di tale misure preventive, ed anche predisponendo una formazione periodica all'interno delle aziende, affinché appunto i dipendenti si rendano conto di essi stessi di tutelarsi. Appunto, non lo so, indossando caschetti piuttosto che guanti a seconda delle lavorazioni, mascherine, polveri, oppure certo, a seconda del settore di appartenenza, è chiaro. Volevo fare una domanda proprio mia personale. Adesso voi operate in tutta Italia, no? Probabilmente facendo consulenza del lavoro, sì. Ma è più difficile farlo al nord, al centro o al sud? Senti, in realtà... diamoci del tuo, preferisco, scusami. Grazie. Allora, in realtà, insomma, l'attività imprenditoriale è difficile, ormai in questi ultimi anni è stata difficile dovunque. Diciamo che, riprendendo le parole di mio fratello Biagio, il quale sostiene che la crisi al sud ci ha toccato di meno, perché gli imprenditori erano abituati ad avere pagamenti comodi, chiamiamoli così. Al nord li ha visti più impreparati, perché sono abituati cash ad avere la pezza e il sapone. Certo. Senti, mi ha invitato subito a nozze, a entrare un po' nell'intimo della famiglia, di sapere che sono tre consulenti, Biagio, Donata e Elisabetta, quindi due sorelle e un fratello. Sì. So che sono legatissimi fra di loro. Allora, ora ti chiedo, qual è la magia che vi lega a tutte e tre? Guarda, ci vogliamo molto bene, ci amiamo, questo è palese ed è chiaro. Penso che i punti di vista, no? I nostri genitori hanno fatto in modo, insomma, che non ci fossero differenze. Okay. Anche se da adulti stiamo cercando di comunicare, perché poi siamo uomini e donne che hanno una propria personalità, dei propri punti di vista, e dunque cercando anche una comunicazione verbale che superi il rapporto tra fratelli e sorelle, perché di solito si trattano male più i fratelli e le sorelle, insomma i propri parenti, che le persone strane. Quindi puntiamo su quello, sul conoscerci profondamente. Capita che vi portate il lavoro a casa?
Sì, più delle volte sì, però poi dopo stacchiamo dicendo ne parliamo domani. Ieri alle 10:15 mi ha inviato un WhatsApp e mi dice: guarda, sto appena uscendo dall'ufficio. Io invece già beato sul divano a guardare la televisione. Vabbè, con mia moglie. Quella, come ogni cosa, insomma, bisogna guardare quello che ci sta dietro, no? Che ci sta davanti. Assolutamente. Ascolta, tu e tuo fratello e tua sorella, ognuno di voi ha un ruolo ben preciso in azienda. Sì. La consulenza del lavoro e la gestione proprio della società di famiglia è prevalentemente svolta da mio fratello Biagio, mentre io e mia sorella, tra l'altro la mia gemella, insomma, abbiamo creato uno studio legale a parte che curiamo, appunto, logicamente specializzato in diritto del lavoro, e quindi affianchiamo la società di famiglia nella appunto riguardo il settore legale, oltre a curare cose personali, insomma, proprie clienti, insomma, diversi da quelli presi dalla società di famiglia. Allora, il consiglio chiaramente che noi diamo anche agli imprenditori che in questo momento ci stanno ascoltando, anche ai ragazzi che si stanno approcciando al lavoro: cerchiamo di organizzarci, cioè basta con il nero Napoli, veramente, io te lo dico io dal profondo del cuore, cioè cominciamo a metterci in mano ai consulenti del lavoro, perché è fondamentale essere protetti, cioè certo, il consulente del lavoro vi protegge. Ah, ma allora, in entrambi i casi, certo, del sicuramente il rappresentante del datore di lavoro, sicuramente un buon consulente del lavoro non dirà mai all'azienda di tenere i lavoratori a nero. Questo perché oggi non paghi, domani c'è una grande multa, che ne so, dalla DPL, non lo so. Ciro, ascolta, prima di concludere, io ho qualche domanda un po' più particolare. Vabbè, io faccio per te. Ma non dobbiamo fare un'intervista professionale, basta. No, ascolta, noi ricorda che siamo prima amici prima di essere così, quindi non dobbiamo mai dimenticarlo. E quello è chiaro. Tre ingredienti per dare colore alla propria vita. Bella questa. Allora, sicuramente prendersi in giro, quindi sapersi prendere in giro, e quindi chi grande ironia. Ironia, okay. Sì. Quindi ironia, spensieratezza e molta coscienza, insomma, cercando di porsi con le persone, considerando che ognuno ha una storia da raccontare, quindi bisogna trattare bene le persone. E allora, noi siamo stati veramente felici di avere Donata Del Giudice. Grazie. Che io non mi sarei mai aspettato una persona così giovane, così in gamba, perché c'ha... No, io sono riuscito a capire, di solito è difficile, lo sai, no? Purtroppo non per difficoltà, proprio per conoscenza della materia, ma proprio lei è riuscita a farmi capire di che cosa si tratta, e quindi io finalmente ne so di più. Grazie a te veramente, Sassà Formisano, grazie ancora a te, c'è il secondo ospite, intanto salutiamo Donata, veramente grazie e complimenti ancora. Grazie. Grazie a te Donata, davvero. Grazie a te Sassà, e saluto ancora tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, ciao. Radio Amore Napoli. Allora, ritorniamo in studio con Sassà Formisano. Ciao Sassà. Ciao Ciro, eccoci. Allora, abbiamo un ospite fantastico, è il avvocato, consulente del lavoro, no, costruttore da poco inserito nel mondo del lavoro, Ferdinando Romano. Buon Salve, pomeriggio. buonasera ragazzi, grazie a Radio Amore per avermi dato questa opportunità. Radio Amore Napoli. Radio Amore Napoli. Sassà, ma tutte persone simpatiche oggi. Assolutamente. È una cosa sì, terribile, oggi ti sei veramente... Mi sono superato. Superato, sì. Sì. Allora, con Ferdinando parliamo di formazione ancora, ma parliamo soprattutto di istruzione. Okay. L'istruzione, a mio avviso, è l'arma più potente per cambiare il mondo, diceva Maria Teresa di Calcutta. Tu sai che sempre mi piace iniziare con una frase sì, di qualcuno. Sì. E quindi, frase straordinaria e di immenso significato dal mio punto di vista. Prima di parlare di formazione, perché tu da poco sei entrato in azienda, sì, respiri, da sempre l'area dell'azienda, ma cominci a sbracciarti sì, le mani sì, che darti sì, da fare, voglio che ci racconti della tua attività imprenditoriale e del ruolo che svolgi in azienda. Sì, Sasà, io sono figlio di imprenditori che operano ormai dal 1980 nel settore edile in senso stretto. Parliamo di edilizia, quindi. Sì, di edilizia, okay. E di attività immobiliari in genere su tutto il territorio nazionale. È da meno di un anno che sono inserito in azienda, più o meno dal periodo in cui ho terminato gli studi specialistici.
e attualmente sono inserito nell'ufficio amministrativo, anche se devo dire che nelle ultime settimane ho avuto la possibilità di potermi interfacciare in quelle che sono le questioni relative all'internazionalizzazione, in quanto l'azienda sta muovendo i suoi primi passi oltre confine. Tra l'altro, quindi Ferdinando, per me è un'ottima opportunità. Tra l'altro Ferdinando è uno di quei giovani imprenditori che parte della sua formazione, della sua istruzione l'ha fatta all'estero. Sì, sì, quindi, sì, scusami, ho avuto modo. Prego. No, quindi dico, Ferdinando, scusami, secondo te che importanza ha oggi per un giovane imprenditore crearsi, formarsi professionalmente dal punto di vista quindi dell'istruzione all'estero e poi portare in azienda questo background? Sì, guarda, Sasa, io parto da un presupposto. Da quella che è stata la mia esperienza scolastica e adesso lavorativa, io considero l'azienda, l'impresa, non come un qualcosa di astratto, ma come un ambiente, un ecosistema fatto di persone che costantemente e quotidianamente si scambiano informazioni e si interfacciano con il mondo esterno. Quindi dal momento in cui io faccio in modo che un mio collaboratore possa formarsi, possa istruirsi in maniera adeguata, inevitabilmente possa avere si riescono ad avere delle ripercussioni positive in quello che è il contesto aziendale nel suo complesso. È fondamentale, io penso partire da una buona formazione in azienda risulta essere fondamentale proprio e soprattutto in vista del raggiungimento del famoso vantaggio competitivo, ovvero la possibilità che l'azienda ha di riuscire ad accaparrarsi una fetta di mercato meglio e prima rispetto ai concorrenti. A bomba proprio per questo. Allora, acquisizione all'estero, parliamo di costruzione direttamente o acquisizione di cose già costruite che poi si rivendono eccetera eccetera? Come dipende dall'approccio che l'imprenditore edile vuole praticamente avere nel momento in cui cerca di affacciarsi all'estero. Qual è il mercato migliore dove state operando? La Romania, per esempio, so che c'era il Mar Nero, dove era. In generale, attualmente, allo stato attuale, i paesi dell'Europa dell'Est che già fanno parte della comunità europea o i paesi che tentano di affacciarsi all'interno dell'Unione Europea sono i paesi in cui ci sono maggiori opportunità di investimenti, maggiori opportunità di business, sia da un punto di vista del mercato privato ma anche dal punto di vista dell'offerta pubblica. Vi proponete proprio come manodopera, cioè vengo lì, ti costruisco tutto e poi dopo lo vendi. Okay. In particolare come general contractor. Ah, perfetto, okay, è chiarissimo. Quindi curare l'intero iter processuale a 360 gradi. Scusami, Ferdinando, ma non pensi che spesso l'istruzione, la formazione possa illudere i giovani, cioè crea in loro delle false speranze, delle aspettative? A me è successo, ti dico. Quindi guarda, io penso che dipende da chi la fa la formazione. Sì, innanzitutto. Però penso che bisogna cambiare punto di vista e guardare l'istruzione non come un qualcosa che possa ridare speranza, ovvero un vero e proprio faro di speranza per le nuove generazioni e soprattutto quelle che verranno. Quindi tu stai dicendo istruzione anche in qualità di motore per una ripresa economica possa essere del nostro paese in generale, ma in modo particolare del meridione d'Italia e in modo ancora maggiore del nostro territorio, ovvero dell'hinterland napoletano. Se consideriamo poi che l'Italia è uno dei paesi che investe meno in istruzione, se noi andiamo a guardare la media di investimenti in istruzione dei paesi OCSE, che si attesta intorno al 12,5%, l'Italia rappresenta il fanalino di coda con circa 8,5% di investimenti in istruzione. Anche se però volevo sottolineare. No, aspetta un attimo, ma guarda come è preparato Ferdinando. Oggi è una bella puntata, veramente. Guarda, è una bella puntata. Ma poi è serissimo, cioè nella vita di tutti i giorni. Lui non è così. Sarà anche serissimo, ma è simpaticissimo. No, guarda, ti dico che sono particolarmente interessato all'argomento perché io penso sempre all'interno dell'azienda, sulla base di quella che è la mia umile esperienza. Dico, investire in formazione e ha la stessa valenza di effettuare un qualsiasi altro tipo di investimento economico-finanziario, anche se l'oggetto risulta essere differente, ma si hanno comunque dei riscontri positivi e dei benefici in entrambi i casi nel medio e lungo termine. Beh, perché avete chiaramente altri consulenti o delle persone che voi mandate che vi rappresentano all'esterno per poi proporre quello che è andato a proporre.
con la crisi imperante in Italia, la domanda la devo fare, che difficoltà incontrate rispetto al passato? Chiaramente non ci possiamo dare del tu, sì. Sì, come? Allora, che difficoltà hai incontrato o sentivi che avevano incontrato le persone con cui lavoravi? E lavori, naturalmente. Vabbè, nel nostro caso particolare, considerando che ci affacciamo, la nostra clientela è rappresentata nella maggior parte dei casi dal pubblico, dalle pubbliche amministrazioni, l'elevata burocratizzazione, l'incompetenza e l'inefficienza della pubblica amministrazione. Comuni, regioni, ex province. Domanda rapida: che differenza c'è per te fra un sogno e l'obiettivo? Guarda, Sasà, per me più che differenza, io penso che il sogno e l'obiettivo si intersecano, nel senso che per me un sogno è un obiettivo di più, come dire, di più larga gittata, e l'obiettivo per me rappresenta i piccoli passi che io quotidianamente effetto per poter poi raggiungere il sogno. Allora, la canzone che ti rappresenta la mandiamo e poi ritorniamo a bomba dopo con una telefonata. Allora, qual è la canzone che più ti rappresenta? The Power of Love di Jennifer Hudson. Allora, ce l'abbiamo, The Power of Love. E allora, lui l'ha annunciata, direi divinamente. Una concorrenza spietata oggi, veramente. E allora, Power of Love, torniamo tra pochissimo. Radio Amore Napoli. Ritorniamo in studio con Sasà Formisano e con Ferdinando Romano, costruttore, no, possiamo dirlo, costruttore, insomma consulente, voglio dire, da poco inserito nel mondo del lavoro, e poi abbiamo una telefonata in diretta, e tu ovviamente hai pilotato questa telefonata, Sasà. Abbiamo in diretta il professor Fabio De Felice dell'Università di Cassino. Buonasera Fabio, faccio giusto una premessa. Ciro, ho ritenuto opportuno avvalermi di un esperto, cioè un nostro associato, la cui azienda è un'eccellenza della nostra Campania. E così mi sono rivolto al professor De Felice. Fabio, noi ci diamo tranquillamente del tu, giusto? Assolutamente, ci mancherebbe. Chiaro. Allora, siamo tutti d'accordo, stiamo parlando di formazione, siamo tutti d'accordo, sì, che la formazione del personale aumenta il valore dell'impresa, migliora l'immagine dell'azienda, ma soprattutto fa aumentare la motivazione personale. Ma con quale frequenza si svolgono oggi iniziative di formazioni nelle imprese? La domanda è rivolta a me, immagino. Assolutamente sì, Fabio. Allora, la verità è che non c'è una risposta univoca che possiamo, diciamo, trasferire su questo concetto, perché la diversificazione all'interno delle aziende dipende dall'asset interno, quindi dall'organizzazione dell'azienda, e anche dalla specificità dell'azienda stessa. Certamente rispetto al passato, l'asset delle risorse umane è considerato strategico per lo sviluppo e il mantenimento del proprio business all'interno delle imprese nostrane. Quindi, premesso che la qualità delle risorse umane resta l'elemento centrale per l'economia occidentale, secondo te? Allora, noi decisamente dobbiamo eliminare l'assunto secondo il quale attraverso un'economia degli stipendi e di quanto possiamo pagare poi con le risorse dobbiamo eliminare questo preconcetto e concetto che possa essere questo l'asset rispetto al quale non riusciamo ad avere una competitività maggiore. Quello su cui possiamo avere certamente una competitività maggiore e una permanenza all'interno del mercato è proprio questo legato alle persone, sì, decisamente. Una domanda più tecnica: quale caratteristiche deve avere oggi un bravo formatore? Bene, anche su questo non c'è univocità, ma certamente quello che deve possedere innanzitutto la competenza, quindi conoscere l'argomento rispetto al quale si riferisce la sua caratterizzazione, ma soprattutto la capacità di trasferire. Io ti parlo in questo caso da professore universitario, ho dei grandissimi ricercatori che hanno grandissime conoscenze, ma hanno scarsissime capacità comunicative, quindi trasferire quello che è il loro know-how, quello che è la loro conoscenza. In questo caso quindi le due componenti, quella di conoscenza e competenza e capacità, diciamo, di trasferimento di know-how, sono determinanti per poter annoverare quello che tu dicevi, buon formatore, all'interno di una classe docente. Come possiamo fare, secondo te, secondo il tuo parere, per evitare questa emigrazione di cervelli? Guarda,
di soluzioni se ne sentono talmente tante che non vorrei aumentare la quantità di ricette che sono presenti sul mercato. Io ti dico che l'unico modo che può incentivare la permanenza di questi giovani o meno giovani all'interno delle nostre aziende è poter vedere un futuro, una possibilità di sviluppo, un qualche cosa che li faccia guardare avanti indipendentemente dalla location dell'azienda, ma dipendente assolutamente dall'intraprendenza, la capacità dell'imprenditore di far vedere che esiste qualche cosa oltre il semplice lavoro quotidiano. Ecco, io la domanda che volevo fare io, quali sono le società più ricettive, l'Enel, anziché le Ferrovie, anziché le Poste? Se vuoi dei nomi io te li posso tranquillamente fare perché ci collaboro. Sì, però... magari lo sappiamo e sono quelle più ricettive. No, però certamente le grandi organizzazioni necessarie, Poste Italiane l'hai mancato perché certamente Poste è annoverabile oltre... L'ho detto Poste Italiane, eh? Scusami? L'ho detto Poste Italiane. Ah, e allora me lo sono perso io, scusami. Poste, e certamente tra l'altro, ha creato una fondazione molto ben accademizzata, volendolo dire in termini inglesizzati, quindi una bella academy verticalizzata su diversi temi, quindi certamente una fortissima attenzione alla formazione, ma Ferrovie dello Stato, anche ti aggiungerei il gruppo Finmeccanica e quello che è afferente ai grandi gruppi di organizzazione, per esempio si chiama Oil and Gas, il settore che è molto molto ben organizzato, sono certamente quelli annoverabili tra quelli che maggiormente investono nella formazione, che ci credono e investono. Naturalmente siamo stati generici, Ferrovie dello Stato è generico, sappiamo che è divisa in tanti gruppi, no? Tra l'Italia, sì, RFI, abbiamo Cargo, no? Tante situazioni, e quindi sappiamo che in genere loro si occupano di formazione. Va bene. Fabio, ti voglio concludere con l'ultima domanda che è meno tecnica ma è un po' più personale. Dimmi. Tre ingredienti per realizzare i propri sogni. Bellissima. Allora, certamente gli ingredienti per realizzare i nostri sogni che io metterei all'interno di questa black box sono la voglia di fare, la voglia di cambiare e l'amore per quello che uno può fare, quindi filosoficamente parlando molto legato a quelli che si chiamano soft skill piuttosto che alle capacità del singolo e gli hard skill. Quello è quello che metterei come ingredienti in questa bella scatola per poter cambiare e continuare a guardare avanti con serenità. La motivazione, quindi? Sì, decisamente. Allora Fabio, io ti ringrazio per il tuo intervento. Grazie a te. Allora, un forte saluto e a presto. Grazie, un abbraccio. Grazie. Torniamo in studio. Abbiamo salutato il professore Fabio De Felice. Fabio De Felice, e noi torniamo con il nostro ospite. Sì. Allora, volevo chiedere. Il professor De Felice diceva una cosa santa a proposito della metodologia col quale si riesce a trasferire le informazioni da un soggetto ad un altro. Io penso sia uno delle chiavi del processo di apprendimento, di formazione e di istruzione più in generale, perché guardi, entrare il passaggio dalla fase in cui si apprende, ovvero all'interno delle scuole e delle università, all'affacciarsi sul mondo del lavoro, è traumatico. È stato traumatico. Senti, voglio quindi concludere con l'ultima domanda, Ferdinando. L'esperienza più bella vissuta all'interno del gruppo Giovani Imprenditori di Napoli? Vabbè, Capri lunedì, no, la settimana scorsa. Ce ne sono state diverse. Una, la Mission 2 Expo che abbiamo effettuato poche settimane dall'apertura dell'Expo. La prossima puntata avremo proprio Anna Del Sorbo che ci parlerà del mio. Eravamo coordinati dalla dottoressa Del Sorbo e presieduti dal nostro presidente Susanna. Che cantierista e consigliere incaricato Made in Italia. Sì, Made in Italy. Diciamolo. Abbiamo terminato, mi fanno cenno dall'altra parte. E allora, salutiamo Ferdinando. Ferdinando Romano, complimenti. Io veramente oggi mi hai fatto fare una puntata straordinaria. Vado via carico di informazioni. Grazie a voi, buonasera. Davvero molte grazie e a grazie presto. A voi. Saluti a tutti gli amici di Radio Amore Napoli. E alla prossima puntata di Giovani che impresa. Ciao. Buonasera. Giovani che impresa.
con Ciro Tumolillo e i giovani imprenditori dell'Unione Industriale.